Finalmente un nuovo best moments assurdo. Oggi andremo a vedere una cosa, raga, veramente fantastica che ho appena scoperto nel web. Sono reduce della live di ieri con 40.000 spettatori. Infatti vi devo ringraziare in una maniera assurda. Se vedete i capelli un po' disordinati, beh, normale. Comunque, fatto sta che appunto questa skin, raga, che vi sto per mostrare è qualcosa di assurdo. È praticamente una skin invisibile che nessuno degli altri giocatori riesce a vedere. È una skin di default nella quale si vede solo la parte alta della testa. Quindi è praticamente invisibile. Se ti nascondi un attimino e sei un gironzo lì davanti al nemico, lui non ti vede. E fa fatichissimo a prenderti perché ovviamente non vede il corpo. Si vede solo l'arma che penzola in mano e la testa che penzola nel vuoto. È qualcosa di assurdo, non mi perdo in chiacchiere. Vi chiedo ovviamente un bel like, raga, per questo ritorno dei best moments. Condividete con tutti e con tutti i vostri amici questa skin, raga, fantastica. Oltre alla skin ovviamente andremo a vedere un sacco di altri clip. Infatti ne ho preparate 10 tra le migliori che appunto ho trovato nel web. Detto questo vi ricordo che se siete nuovi potete iscrivervi al canale per non perdervi tutti i prossimi video. E attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi ovviamente le notifiche. Serve a quello, si chiama così perché a cos'altro servirà. Provate ad iscrivervi allora, il tasto iscriviti è bello grosso. Quindi questa volta vi sfido a farlo con il naso. So che è bello difficile, mentre la campanellina, raga, con il gomito, vedete se riuscite ad attivarla. Detto questo, io penso di aver detto tutto, passiamo alle clip. Iniziamo, raga, da questa clip della BCC, una clip fantastica, nella quale c'è questo utente, questo tizio qua, questo che sta per fare una cosa fantastica. Non vi spoilerò niente, la prima clip appunto del video di ieri della BCC. Io ho scelto questa proprio perché, cioè, penso che sia una delle più belle che abbia mai visto. Andiamola a vedere. Allora, siamo a Pinnacoli e fin qui tutto regolare. Ovviamente c'è, no, aspetta, l'edificio ancora non era distrutto. Mi sta sparando là dietro al cubo davanti, ok, al cubo sotto di lui, rimbalza sul cubo, caccia fuori il caccia. No way we didn't just do that. There's no way we just did that. La cosa più interessante è la precisione che ha avuto, 225 se non sbaglio. E poi ovviamente, raga, a 38 metri qua era nella modalità quella lì solo dove voli, quella nuova insomma. Torniamo a parlare di Pinnacoli con questo ragazzo qua che ci presenta, raga, la distruzione dell'edificio. Eccola qua, guardate che roba assurda. Cioè, questo edificio l'hanno costruito la settimana scorsa e adesso lo vanno a togliere. Certo che quelli dell'Epic hanno le idee molto chiare. Cioè, raga, l'hanno completamente devastato questo edificio. Questa infatti è la seconda clip che appunto lo dimostra. Cioè, guardate, l'ha distrutto per il più o meno 60%. Prima lo costruiscono, aspettiamo 2 mesi che si completi la costruzione e poi lo distruggono. Ma la cosa interessante è che se voi guardate la mappa, raga, la minimap, l'edificio non è distrutto nemmeno adesso. Cioè, se io adesso entrassi in game e guardassi questa mappa, appunto quell'edificio, l'edificio sulla mappa non è distrutto. La cosa è molto strana, perché allora vuol dire che Epic, magari, che ne so, ha intenzione di ricostruirlo, magari nella season 6, tutto questo magari temporaneo, noi lo sappiamo. Magari le cose che sono state distrutte nella mappa sono solo fatte per il passaggio del cubo, per permettere al cubo di passarci in mezzo. Questa, raga, è fantastica. L'ho scelta per un motivo molto molto particolare che adesso scoprirete. Siamo sempre nella stessa modalità di prima, ovvero la modalità nella quale si vola in singolo, quella che si apre il paracadute da altezze grandi, voli. E guardate, raga, cosa fa questo. Allora, ovviamente può volare verso sto ristorante qua, che non è un ristorante, vabbè, avete capito. Avete capito cosa è successo o c'è bisogno che ve lo spieghi? Guardiamo la rallentatore. Allora, lui entra in questo edificio, ok, ci siamo. Dietro non c'è nessuno, c'è solo questo tizio qui, praticamente alla sua destra, alla destra del suo mirino. Guardate un attimo, invece sì che c'era uno dietro. Scommetto che tipo il 98% di voi non l'hanno visto. Era questo qui, raga. Questo qui era un tizio dietro. Pensaci, lui gli ha tolto 13 e l'ha ammazzato. E poi vabbè, raga, questo ovviamente ha cambiato pompa. Infatti ha fatto una cavolata incredibile. Poteva non cambiare pompa, invece gli ha tolto 67. Poteva continuare a sparargli con quello del nonno, però raga, effettivamente non ci ha pensato. Pensavo ovviamente di aver ucciso lui, non quello dietro laggiù che nessuno ha visto. C'è una cosa che mi sono sempre chiesto: quanto puoi saltare in alto se combini tutte le cose che ti fanno saltare in Fortnite? Bene, le cose che ti fanno saltare più in alto, a parte le fenditure ovviamente, sono la jump, il cubo e la bouncer, ovvero la salterina. Al posto di salterina e jump, cosa che si fa sempre, ha combinato salterina e cubo. Vediamo un attimo, raga, che cosa è successo. Allora, ovviamente fa tutta la struttura, vabbè, per piazzare la sua bellissima bouncer, raga, la piazza davanti a lui, sta per arrivare alla safe, spara al cubo, salta sulla bouncer, il cubo ovviamente lo colpisce. Allora, a parte la sua faccia che vabbè è inevitabile perché non pensavo di morire, pensavo che l'effetto della bouncer si mantenesse, e anch'io sinceramente. Se noi questa cosa la facciamo in verticale, cioè saltando verso l'alto con la bouncer e colpendo il cubo, quanto possiamo saltare in alto? Tantissimo. Siete pronti a vedere la skin buggata che vi stavo per dire? La skin invisibile assurda. Ok, raga, guardate un attimino che cosa sta per uscire da quella porta. Io non vi spoilerò niente. E mentre c'è questo ragazzo tranquillo che sta cercando di ammazzare il tizio fuori, questo è normale, guardate quello! L'avete visto? Vabbè, si sono lanciati, raga. È una testa volante. Fermi tutti, calmo un attimo, buoni. Praticamente questo è un tizio. Cioè, questa testa qui volante è un tizio. Guardiamo un attimo il rallentatore, allora qua. Eccolo, si intravede. Allora, si vede sta roba qui che sembrano essere tipo dei piedi, qualcosa del genere. Ovviamente, vabbè, la testa e l'arma che è sospesa nel vuoto a caso. Questo è uno streamer che sta aspettando uno che la sta usando. Ma raga, tutti la vedono così.
tutti, cioè tutti i giocatori nella lobby la vedono così. Ma che figata! Ecco, per esempio, guardate sto tizio che cos'ha qua sotto. Ha la chitarra, quella lì appunto del ballo. Ta, ta, ta. Ecco, quella chitarra lì, raga, penso che sia l'oggetto che gli ha fatto fare il bug. Perché se ci pensate, quell'altro, se non sbaglio, aveva tipo i popcorn, così rossi dei popcorn. No, non erano i popcorn, ecco, non mi ricordo esattamente cos'era. Vabbè, comunque, questo qui ha la chitarra e si è buggato in questo modo. Non si sa come, però c'è un tizio che l'ha fatto. Andiamo un attimo a vedere come ha fatto. Allora, questo qui si chiama Wildcat, è un canale americano. Che cosa ha fatto? Ha utilizzato questa skin. Boh, non so che skin sia, sinceramente. E guardatelo un attimo, questa è come lui vede la skin. Vediamo la visuale del suo amico. Questa è la visuale del suo amico. Ecco come la vede, come la vedono tutti gli altri. Ma davvero? Guardate questo nabbetto con la skin di default. Sì, raga, quelli che hanno la skin di default, tanti me lo scrivono. Io dico, li chiamo nabbi, magari sono forti, per carità, ti fio la skin di default ed è forte. È ironia, raga, non è che li sto insultando. Lo sta picchiando, guardate, sto provando a picchiarlo. Non ho parole per descrivere che cosa è successo a questo tizio. Giudicatelo voi, veramente. Comunque, intanto vi ricordo, se non avete ancora fatto, un bel like per fare in modo che escano più episodi di questa serie. Condividetela con tutti i vostri amici, dico tutti, dal primo sulla rubrica all'ultimo, mi raccomando. Allora, praticamente cosa fa? È su una macchina, salta su una bouncer. L'altro tizio prende la cosa da golf. Io ve l'ho detto che non c'erano parole per descriverlo, sono stato zitto. Allora, in realtà questa clip già avevo visto il finale, esatto. Infatti lui cosa ha fatto? Ha preso appunto la mazza da golf, l'ha tirata, raga, ed è entrata perfettamente in buca a tipo 115 metri. Qualcosa di assurdo. Cioè, veramente qualcosa di incredibile. Eccolo qua, 121 metri. Siete pronti per un gameplay veramente mozzafiato? Bene, qua abbiamo Tfue, ovviamente il nostro carissimo Tfue, che secondo me, dico secondo me, ripeto, secondo me è il migliore giocatore al mondo, o almeno il migliore streamer al mondo. Intendo tra quelli che conosco e ovviamente tra quelli che sono bravi a giocare, non come streamer. Intendo bravo giocatore. Oggi in questa clip andremo a dire Tfue che in 30 secondi riesce a fare 8 kill. Io la clip non l'ho visto, solo ho letto il titolo. Andiamo a vedere se è vero e soprattutto come cacchio fa. Allora, oddio, cioè, già subito il video inizia e prima kill, 2.25, un altro Tfue, davvero? Un altro 2.25 headshot, ok, gli sparano da sopra la montagna, un altro, basta, cos'è? Scherzi? Un altro 2.25, ne ha un botto intorno, comunque, est, sud-est, eccolo qua. Oh, stavolta non l'ha preso finalmente, cioè, una volta, raga. Vabbè, sto zitto perché altrimenti qua le goffo tutte. Un altro gli lancio un portatile sopra. Attenzione, gli va ovviamente in high ground, molto evidente. Un altro 2.25. Basta! Basta! Allora, non per screditarti più, ma questi raga veramente non sanno giocare. Per carità, allora, ha fatto il primo che ha trovato la prima kill. Questa qui è la seconda in questo momento. Questi comunque raga sono dei nabbi pazzeschi. Cioè, veramente, adesso, a parte gli scherzi, sono veramente, veramente, veramente nabbi. Non ho mai visto gente nel genere. Cioè, in realtà sì, però. Terza kill. No, non l'ha preso, davvero. Terza kill, vabbè, anche molto bella questa. Quarta kill, eccola qua, perfetto. Quinta kill. Voilà, sesta kill, siamo 6. Settima, manca l'ultima in teoria per le 8 kill. Ottava kill in 30 secondi. Wow, Tfue, complimenti. E dato che ci siamo, perché non ci battiamo anche in questa clip nella quale Tfue fa un'altra cosa assurda? Questa l'ho già vista e vi dico, non è per niente male. Allora, siamo sotto i Springs, ovviamente sotto la casa blu. Il primo nemico, eccolo qua, 110 headshot, ovviamente. Questo è un altro 122. Questo... No, vabbè, raga. Dai, vabbè, così esagerato però con la nabbazzine. Così veramente, cioè, sono fermi, è fermo. Vi prego, fategli qualcosa, vi scongiuro. Un hit, tiratagliela. È vero che è dietro sta cacchio di montagna, ma un hit. Cioè, quanti che si è fatto? Allora, questa è la prima. Questo lo ammazza subito, vabbè, prima kill molto easy. Questa è la seconda kill, perfetto. Questo non l'ha preso con un colpo. Terza kill, non lo sta prendendo, va bene. Ah no, quarta kill, ok. Quinta kill, sesta kill. Cioè, davvero. Wow, oggi abbiamo visto delle clip veramente assurde. Quella delle skin, raga, mi piacciono tantissimo. Ma perché la prima del cubo? Per non parlare di quelle di Tfue, che è meglio, voilà. Comunque, raga, vi ringrazio per aver guardato il video fino a questo punto. Vi ricordo un bel like e consigliatelo a tutti i vostri amici se appunto vogliono vedere questa skin assurda. Se non volete perdervi i prossimi contenuti come nuove live, nuovi best moments, nuovi Fortnite news, vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina. Sono due tasti, uno rosso, uno è grigio, raga. Si sa che rosso e grigio vanno bene insieme come colori. Detto questo, vi ricordo che sono in live il lunedì. No, scherzavo. Detto questo, vi ricordo che sono in live il martedì, il
giovedì o venerdì, adesso devo ancora decidere. E la domenica, i giorni della settimana intorno alle 14 e la domenica alle 13. Quindi mi raccomando, raga, in questi giorni non mancate, siete sempre tantissimi, io non so come ringraziarvi. Detto questo, io penso di aver detto tutto, ci vediamo ad un prossimo Best Moments il prima possibile, raga, perché so che vi piacciono un casino. Ditemi qua sotto nei commenti, anzi al massimo, qual è stata la vostra clip preferita. La mia è la prima, 100% la prima, raga, fantastica. Anche se quella di Tfue con la cecchinata non mi è dispiaciuta, eh. E poi vabbè, quella della no skin, raga, fantastico. Detto questo, noi ci vediamo ad un prossimo video o una prossima live. Ciao, ciao. We'll be right back.